un'inquadratura di gruppo, ossia a tre o più persone, come si realizza la regola del campo e controcampo senza incorrere nel cosiddetto scavalcamento di campo? Campo e controcampo, la regola dei 180 gradi. Mi pare che lo scavalcamento di campo si abbia quando due soggetti mantengono una simmetria di posizione rispetto al piano al piano di terra. Mi scusi, prof. Sono stanca, non ho dormito tutta la notte. Signorina, lei non deve informarmi sulle sue condizioni mentali. Se ha studiato con metodo, deve presentarsi lucida, fresca. Non ci siamo proprio. Per me può andare. Non ci siamo, a questa glielo faccio ripetere 100 volte come minimo. No, io a questa gli faccio ripetere l'esame 100 volte come minimo. Il prossimo! Davide, svegliati, è il tuo turno! Va bene, vado. Crepi! Conducci, forza, si muove, è tardi! Iniziamo all'esame, meglio, va? Sì, è proprio il caso di dirlo.